Salve a tutti ragazzi, eccoci qua ritornati in questo nuovissimo video, siamo tornati con la carriera allenatore insieme al nostro Cagliari. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto la carriera, cioè abbiamo fatto il calciomercato, ok? E abbiamo fatto un bel calciomercato. Vi faccio vedere 2 secondi il riepilogo. Abbiamo innanzitutto comprato Van Heusden dall'Inter, un difensore che mi serve per riserva, ci sta tantissimo. Poi abbiamo preso Zaniolo dalla Roma, perché è sotto dittatura dei miei iscritti. Weah è tornato dal prestito e ce lo siamo tenuti perché ho scoperto che oltre alla punta può fare anche l'ala, e quindi un'ala in più per riserva. Albertino Cerri, sempre sotto dittatura degli iscritti, che mi hanno detto compra, 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 che diventa forte. Infine, è ritornato Komlenovic, è ritornato nessun altro, sì, nessun altro. E abbiamo preso dalla primavera Lopez, perché Mianco è stato venduto, questo è già 68, ha già giocato anche un bel po' di partite perché Sar era infortunato e mi ha fatto una bellissima impressione. Non devo dire, non dico nient'altro. Nell'ultimo video mi avete scritto anche 2 nuovi acquisti da comprare, però per il momento andrò a comprarne solamente uno. L'altro andrò a comprarlo magari a gennaio. Me lo tengo comunque nella hub mercato per sicurezza, non si sa mai. Uno è Tierney, che della Roma vale 83, vale 27 milioni, ma si compra tra i 30 e i 50. Ha una clausola dai 43 milioni. E poi Nkunku, che però per il momento non abbiamo ancora nessuna informazione. Spero si muovano, sinceramente. Così magari possiamo provare a comprarlo. E Fruchtl. Fruchtl, lo vorrei prendere, però se riusciamo a vendere Lizarri oppure mandare in prestito Grasso. Adesso vedo 2 secondi l'hub mercato, non mi ricordo se... No, Lizarri, no, è cedibile in prestito Grasso. Per il momento però vado a rinnovargli il contrattino, la verità. Glielo vado a rinnovare perché altrimenti... non so come potrebbe reagire. Vole cruciale. Io provo a imporgli un importante. Non ci siamo. Vole ruolo cruciale. Va bene. Va benissimo. Troviamo un accordo. 5 anni. Va benissimo. Non ci sono problemi. Ignoriamo la clausola. Vole cruciale. Io ti posso dare 30. È mezzo milione. Proviamo così. Secondo me mi sembra un'offerta equa. Vuole ruolo cruciale, ragazzi. Plizzari lo vendiamo. Proviamoci. Però se lo devo vendere, lo devo vendere a molto. A molto. Così mi prendo Crucial e siamo a posto. Andiamo 2 secondi avanti con il calendario. Sperando che mi chiedano magari qualcuno. Posso tranquillamente vendere. Non ho problemi. Però vedo che non si stanno inculando i giocatori. Andiamo avanti, ok, prestito per Mogliano, va bene, io accetto, tanto lui rifiuta sempre. Poi partita spostata, non ci sono problemi, vuol dire che è la roba della Champions, tutte quelle cazzate là. Ok, no, sono usciti i sorteggi, adesso ci vediamo anche i sorteggi, puttana ladra. 2 secondi, partita spostata, sì, sono usciti ufficialmente i sorteggi, andiamo a vederli, speriamo che siano fortunati. La prima è contro l'Ajax, la seconda è contro il Tottenham. Ajax, è Galatasaray, non male, devo dirvi la verità, non male, perché poi oggi facciamo Hellas Verona, Udinese e Ajax, quindi oggi esordio in Champions League, tanta 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 roba. Ok, offerta per il trasferimento per Plizzarri, 30 milioni mi hanno chiesto, però vale 48. Lo sapete che io provo a chiedergli 36. Proviamo. Proviamo con 36, secondo me accetta. Se 36 accettano, vado a prendere subito Fruchtl. Non me ne fotte niente. Subito, subito, vado. Secondo me potrebbero comunque accettare, eh. Potrebbero accettare 31,7 con la rivendita. Controfferta, rimuovi la rivendita. 34,5 senza rivendita, dai. Ok, hanno accettato. Vediamo se Blizzard accetta. Nel caso andremo a prenderci, come ho già detto, Fruchtl. E proverei anche un attacco con Nkunku. Anche se
sinceramente. Non so quanto sia conveniente, però lo vorrei provare, sinceramente, Ngonku. 2 secondi, ritorniamo nel calendario prima di iniziare la partita, perché ho fatto una intro gigantesca. Abbiamo 3 giorni poi dall'Udinese, quindi dovrò fare un po' di turnover. Ma adesso non ci pensiamo, adesso andiamo a giocare praticamente con i titolari, con Gomez, con Sancho. Facciamo fare anche l'ultima partita a Pizarrone, perché in tal caso poi verrà venduto. La tribuna la lasciamo così, no, mi porto Zaniolo, mi lascio Zaniolo in tribuna, ci portiamo tutti questi. Gomez vorrebbe giocare un po' di più e oggi lo facciamo anche giocare. Abbiamo tanti impegni, ho detto che voglio farmi anche la Coppa Italia in maniera ottimale, però adesso dobbiamo iniziare subito con una bella vittoria contro l'Hellas. Prima partita di oggi, Cagliari Hellas Verona. Vediamo di portare punti a casa, che sono infogato perso che abbiamo la Champions League. Primo cross, primo tiro, dopo 6 minuti, Patrick Cutrone va a prendere il pallone 1-0. Comunque, mi è arrivato un commento nell'ultimo video, non per il calciomercato, ma per i numeri di maglie. Mi avete detto di togliere, mi ha commentato, se non mi ricordo mai il nome, Mario Zucca forse può essere. Mi ha detto 2-0 intanto. Super Vinicius Junior, questi li demoliamo adesso. Mi ha detto di togliere il 10 Acerri, cioè di togliere l'11 Acerri, perché l'11 è di Gigi Riva e nella realtà non ce l'ha nessuno, anzi sta anche ritirata come maglia, e di metterli in 10. E così ho fatto, Acerri da ora in poi avrà la 10 e invece la 11 verrà tolta. Nel caso andrò a comprare qualcuno, giustamente. Mi ricorderò di, nel caso lui abbia l'11, di modificarlo. Vediamo di sfondarli questi, dai. Rigore! Rigore! Dai, 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 mica, questi qui sono proprio. Sono fritti, sono già fritti. Il rigore lo batte Vinicius? Ma sì, dai, ma chi cazzo se ne frega? Me l'ha parato! Easy, easy, Sancho disarmante con le skill. E Cutrone finalizzatore proprio in maniera esaustiva, è una potenza. No, vabbè, no, vabbè, l'Eurogol mi sono mangiato. Ho fatto un'azione assurda con Vinicius, ma Sancho c'ha la testa quadrata. È Pizarrone che fa questi miracoli. Però poi, giustamente, se non marchiamo, segnano 3-1 per. Vabbè, non è un problema. Ok, che gol glitch. Però siamo 3-2. Ha sbagliato la difesa? Ha sbagliato la difesa e Cutrone non sbaglia. Cutrone non sbaglia. Qui ci tripletta? Dovrebbe essere tripletta per Cutrone? Se non dico cazzate, non dico cazzate, infatti. Cutrone tripletta. Abbiamo prato libero. Non fare coglionate qua. No. Bello questo passaggio di Tonali per Patrick. Madonna, oh, li sta purgando in una maniera assurda. Prateria anche per Timothy. Prateria anche per Timothy. Che la vede in mezzo per Barellino. Madonna, cosa ne ha tolto il portiere? Bravo però Timothy nello stesso tempo. Finita, primi 3 punti di oggi. Primi 3 punti di oggi, ovviamente, più che meritati. Devo dire la verità, l'abbiamo stradominata come partita. Però va bene. Comunque, le partite per vincere il campionato sono anche queste. Bisogna vincerle praticamente tutte quest'anno, perché abbiamo notato che l'anno scorso ne abbiamo persi un paio e la Juve ci ha praticamente bruciato. Ma non solo la Juve, cioè praticamente c'ho metà Italia convocata. Cioè, c'ho metà squadra convocata. Calabria, Cutrone, Plizzarri, Barella, Romagna. Vabbè, che tanto Plizzarri se ne starà andando, quindi. Plizzarri ufficialmente venduto. Mi dispiace per lui. Cioè, ha fatto seconda, terza stagione in maniera ottimale. Lo ringrazio, ovviamente. Non è che non lo ringrazio. Abbiamo 64 milioni. Potrei comprare un bel portiere, ma io andrò a comprare Fruktl, che mi viene a costare sui. Provo a offrire 8 milioni. Provo a offrire 8 milioni, non di più, perché tanto, ok, che è un bel giocatore, ma non fino a quel punto, cioè.
sarà per il turnover, neanche tanto, mi farà la coppetta, le assicuro, qualche partita in campionato, lo facciamo un po' migliorare, giustamente. E vediamo se per 8 accetta il Bayern Monaco, anche se ha un valore di... va bene, sono polli, va bene. Prende 27.500 di stipendio, quindi vediamo se riusciamo a prenderselo anche per 30 magari di stipendio, vediamo un po'. Ruolo, io direi di provare a buttarci un turnover. Magnifico, forse anche promessa andava bene, ma va bene, non fa nulla. Ruolo 5, cioè anni 5, così almeno ti blocco per turnover per 5 anni e ti blocco anche lo stipendio. Accettiamo, nessun tipo di clausola rescissoria, mi fa lui lo stipendio, quindi non è una cosa malaccia, anzi. Però visto che non ti voglio dare il bonus, ti do 30.500, a parer mio, accetta. E infatti, ora rimane il nodo Nkunku, che c'ha delle statistiche fuori dal comune. Però io non so quanto possa valere Nkunku. Quindi aspettiamo un attimo. Ci abbiamo ancora un paio di ore comunque. 9 ore sono tante. Andiamo un po' avanti. Vediamo cosa può succedere. Perché comunque... No, il numero uno non se lo può prendere Fruktr. Scusate un attimo, eh. Cioè uno vorrebbe fare tanto il figo, ma... Cambia numero. Ti pigli l'uno. Sì, e Fruktl magari si prende l'11. No, Fruktl si prende il 12, giustamente. Cioè, aio. Che cazzo. Andiamo un attimino avanti. Anche questo video sarà lungo come l'altro. Cioè, non così tanto lungo come l'altro, però. All'incirca. Ancora un'altra offerta di prestito per Mogliano. E la proviamo ad accettare. Tanto le rifiuta tutte. Vediamo un po'. 5 ore. 4. Io sono indeciso se provare a comprare quel ragazzino. La verità. Anche se mi avete detto che è un buon giocatore, ma... Cioè... Io sono un po'... Non proprio convinto. Mancano 2 ore. Ascolta, dai, ci proviamo. Provo a offrire 15. Vediamo se magari accettano anche un 15, un qualcosina del genere. Ubmercato. Un Kunku. Contatta per acquistare. Proviamo un 15 milioni. Poi vediamo se è conveniente o meno. Dovrebbe essere intorno agli 80. Quindi dovrebbe praticamente fare il doppio gioco con Tonali. Ok. Proviamo con 15. Magari accettano con 15. No. Ok. Attaccatevi al cazzo allora. Tierney no. Che costa un botto. Tutto nel girone di... Tutto a gennaio faremo, ragazzi. Tutto a gennaio. Non ci sono problemi. Vediamo l'email. Allora, la primavera. Già abbiamo qualche giocatorino molto interessante. È la primavera, devo dire la verità. Tolti i loro due. Gli altri sono... Questi quattro sono interessanti. Soprattutto Esposito. Sembra essere un bel centrocampista. Vediamo 2 secondi qua. Prima puntiamo i ragazzi grandi. Tipo lui, no? No. Questi tre li mandiamo tutti e tre via, la verità. Li rifiutiamo. E gli altri due che hanno praticamente 15 anni, gli diamo una seconda chance. Comunque sono giovani, lo si può fare. Tu no, tu no, tu no, tu no. In Inghilterra nulla, il nulla cosmico. Abbiamo ricevuto anche un'offerta per Weah, che ovviamente andrò a rifiutare subito. Vediamo qui, rifiutiamo lui, lui. Anche lui, anche lui, anche lui. Ci teniamo Tommaso Conti. Osservato speciale perché c'ha 15 anni. Ultimo giorno di mercato, offerta per della Fuente di Pris. Andiamo subito a rispondere a tutti. Rifiutiamo per UEA, rifiutiamo per della Fuente. Allora, c'è un giocatore che se ne vuole andare via dalla primavera. Vediamo se è utile andare a prendercelo oppure no. Si chiama... Ah, lui è... Ah, io prendiamocelo e farà tribuna, cioè mi sembra anche giusto. Magari lo possiamo provare qualche volta, un 61, non è che sia chissà che cosa. Allora, abbiamo una partita contro l'Udinese tutte le panchine, tranne Grasso, tutti gli altri giocheranno. James, perché mi ha chiesto di giocare, Van Unsent,
Della Fuente, Lopez, aspetta un attimo, Diaz, no, Gomez, Cherry, no, ok, facciamo giocare UEA, che è stanco, non capisco, è l'unico che, ah, forse perché c'era nella partita della nazionale. Poi, allora, ci portiamo innanzitutto Fruchtl in panchina, facciamo giocare Caparezza a centrocampo. E poi Zaniolo, cioè ce li poniamo praticamente tutti. Questo com'è? Buona aggressività, 4-4 addirittura, questo va allenato, questo diventa forte, si vede subito. In panchina ci portiamo praticamente sì, tutti loro, tranne Tonali, ci portiamo Sancho, Foden e Junior, che sarebbero i tre principali cambi. Ok, per cambiare tutto l'assetto, oppure anche Cutrone e anche Barella. Il capitano lo faccia Odri? No. Ma no, dai, lo cambio prima di iniziare la partita. Ok, il capitano sarà Gomez, andiamo a giocare. Seconda parte di oggi, con le riserve, con Gomez capitano, l'unico titolare è il portiere, che sarebbe Grasso. Perché questa scelta? Voi direte, tu sei pazzo in testa? Un po' sì, ma la Champions voglio fare un esordio bello in Champions. Siamo contro... Merda, non me lo ricordo più. Contro l'Ajax, e quindi voglio fare un bel esordio. Se qui poi andremo male, oh, cazzo, devo dirvi. Però intanto ce la giochiamo, cioè io gli do fiducia, sono bei giocatori questi, eh. Abbiamo un bel reparto di panchinari. Magari cediamo un po' come terzino sinistro, ma non fa nulla, migliorerà perché anche quello è un fenomeno, eh. Bella questa azione, ma Zaniolo storta come la morte. Grasso! Che cazzo ha parato? Che cazzo ha parato? Doppia super parata! Mamma mia! È una bestia sto portiere! Ecco perché voleva essere come ruolo cruciale! Assurdo! E rigore! Come? Come no? Bella! No, bella azione però, bella azione! Oh, mi sta piacendo anche la seconda squadra, la verità. Siamo una bella squadretta. Brutto errore, ottimo. Ha recuperato subito Della Fuente, ha sbagliato lì l'impostazione. La stavo per risbagliare, Madonna, come ne sono uscito bene, però. Come ne siamo usciti bene? Adesso andiamo a fare il gol. Dai, dai. Me la sento buona? Sì, ciao, ciao Dri. Ecco, smarcato in pieno. È ora di fare i cambi, dai. Super Grasso che mi sta mantenendo in piedi, ma mancano 5 minuti. Non sono riuscito neanche con il titolare a fare qualcosa. Vabbè, non fa nulla, però se la perdiamo non mi arrabbio. Però, cazzo, persa, 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 persa. Non fa nulla. Dai, non fa nulla. Bisogna dire la verità. Eravamo praticamente tutte le seconde linee fuori casa. Ci sta. Ci sta. Non cambia il fuoco, però. 0 punti. Però sono convinto che mischiando panchina e titolare, titolare e panchine, possiamo fare un bel campionato. Giocando con tutte le panchine, magari perdiamo, eh. Però giocando con un bel misto si può fare un bel campionato. E siamo alla prima di Champions. E siamo alla prima di Champions. Madonna. Andiamo a giocare la prima contro l'Ajax, la prima del girone. Ho messo tutto il titolare, giustamente, ovviamente con Grasso titolare. Mi sembra anche ovvio. Le magliette non vanno bene. Vediamo bianca. Loro nera. E dovrebbe essere così. Questa è la formazione. Ci siamo. Minchia. La prima di Champions. Ci siamo. Terza partita di oggi. Esordio in Champions League. Vediamo di onorarlo. Questo esordio di Champions. Mamma mia, le grafichine. Che belline. Oh. Mamma mia. Gol glitch del cazzo. Meno male che non mi hanno segnato. Imprendibili, la difesa aperta. L'unica cosa è che ho sbagliato il capitano. Ho messo Romagna e non Barella. Va bene, dai. Sbagliato il passaggio. Meno male che ho recuperato. Comunque, è stato un secondo tempo blando. Blando. Questo è il mio primo tiro in porta. Allora hanno fatto quel tiro al quarto minuto. Poi una partita combattuta al centrocampo. Quindi senza azioni, senza nulla. Solamente. Catenaccio da parte di tutti e due, siamo chiusi, molto molto chiusi.
E mi sono affacciato solo adesso nell'allora di rigore, This is quindi Christensen. vediamo cosa fare. Non cambio nulla per il momento perché la squadra Vanderlinks. sta giocando molto molto Ora bene. possesso palla. Non me la sento più che altro anche. Carlos E continuiamo così. Che cazzo fai? Un po' Palla meno male per il che c'ho portiere. super grasso. Spazio. Forse adesso? No, minchia, lo Foden. secondo tiro di oggi. Sempre Foden sta tirando, però ha tirato centrale. Cazzo. Non dirmelo. Sotto per Il scavalcare difensore Foden. del cazzo, Foden, io. gol di Onyeka. No, Pallone meno male, sotto. meno male. Assuma dunque l'azione d'attacco. E c'è la Non conclusione. ci credo, 1-0 non per ci il credo. Il Foden. secondo tempo li ho Abbiamo ammazzati. aspettato. Cambiato modulo 4-2-4 con Cirri e Hanno aperto le Cutrone retrocompagnie. punte. E Adesso la palla niente, al girone della abbiamo Bundesliga. perso anche questa. Non è una partita decisiva perché è la prima, però, cioè, vabbè, ero contento di iniziare bene. Ma niente, l'abbiamo persa male. Vabbè, ragazzi, per il momento noi ci fermiamo qua. Nel prossimo video, lunedì prossimo, andremo a fare Fiorentina, Chievo e Tottenham. Sono due belle partite. Sono tre belle partite. E per il momento vi dico che qua è tutto. Vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Facebook, Instagram in descrizione. Ci vediamo mercoledì con il ritorno con la carriera giocatore con Ikra. Ci facciamo tutto il girone della Champions League con il Manchester City. E venerdì con la carriera allenatore insieme al nostro mitico Cambridge United. Ci vediamo mercoledì. Bella.